È un'edizione particolare quest'anno, perché tutti gli anni naturalmente si cerca di cambiare. I partecipanti arrivano da tutto il nord Italia e anche dal centro Italia, come Toscana, Marche, eccetera. Le vetture superano, dagli ultimi numeri che mi hanno dato poco fa i miei colleghi, le 200 unità. Penso che andremo sulle 230-240. Siamo molto contenti, è un'edizione speciale, la giornata oggi ci aiuta. Il fascino della 500 attira sempre, ma come potete vedere ci sono anche altre macchine di altre marche che rende la giornata una festa del motorismo storico. Le uniche auto moderne che ospitiamo in piazza sono le 500 moderne, appunto perché il nostro club ha aperto la strada alle 500 attuali e fa sì che ci dedichiamo alla storia della 500 dal 57 ai giorni nostri. Siamo a Mantova anche noi con le 500 moderne, è una cosa che in Italia si vede non molto di frequente perché normalmente le storiche fanno un po' storia a sé, mentre qui vediamo di radunare tutta la storia della 500 dalla sua nascita fino alle sue più moderne evoluzioni. A raduno di Mantova di quest'anno abbiamo la fortuna di avere tanti modelli rappresentati, anche delle moderne. Abbiamo un buon numero di auto presenti, possiamo vedere delle Abarth, delle 500 collezione, quelle promozionali per i 60 anni del modello, abbiamo delle 500L, abbiamo delle 500X, quindi anche la categoria 500 SUV, tra virgolette, è rappresentata oggi, non solo la 500, quella piccolina. Siamo molto contenti di questo perché vediamo che è un progetto che si sta sviluppando molto bene, questo di amalgamare lo storico col moderno, e speriamo insomma che nel futuro la cosa diventi ancora più grande. Questa 23esima edizione la dedichiamo interamente a Mantova. Fa sì che abbiamo studiato un percorso cittadino, inauguriamo nel vero senso della parola anche Corso Vittorio Emanuele, che è stato chiuso per tanto tempo in città, e questo percorso poi ci porterà in un altro luogo tanto caro ai mantovani, che è il Santuario delle Grazie, dove faremo una sosta con un rinfresco buffet per tutti i nostri amici appassionati. Riprenderemo poi la strada, andiamo al ristorante dove facciamo le premiazioni e nel tardo pomeriggio torniamo ancora in questa meravigliosa piazza che oggi ci ospita per il brindisi finale.